Eccoci finalmente con Samsung Galaxy S6, il nuovo top di gamma dell'azienda coreana, che ha deciso di rinnovare in maniera davvero notevole tutte le caratteristiche del terminale. Abbiamo infatti un design completamente rinnovato, fatto in materiali finalmente premium, un corpo molto molto compatto e anche, perché no, piuttosto bello da vedere. Cominciamo dalla parte frontale, dove troviamo un display da 5,1 pollici con risoluzione QHD e un 15577 pixel per pollice, un numero davvero impressionante, numero che però è molto simile a quello di comunque Galaxy S5, quindi l'azienda ha deciso di mantenere intatta la diagonale. Bordi completamente realizzati in alluminio, veramente molto belli e sicuramente regalano look and feel davvero premium, e vetro anche nella parte posteriore, quindi un dispositivo davvero molto curato. La back cover, come potete vedere, non è più rimovibile e non si può quindi più accedere alla batteria. Questa è una delle pecche di questo terminale. Nella parte posteriore soffermiamoci a vedere anche il modulo fotografico da 16 megapixel accompagnato da flash LED e cardiofrequenzimetro. Nella parte frontale abbiamo invece il lettore di impronte digitali, che permette anche i pagamenti sicuri tramite la tecnologia Samsung Pay. La gaffe era dovuta al fatto che il nome è molto simile alla tecnologia Apple Pay introdotta appunto dall'azienda di Cupertino qualche mese fa. All'interno abbiamo un processore ancora non noto, dovrebbe essere un Exynos Octa-Core 64 bit che anima Android Lollipop, con una touchwiz molto rinnovata ma non tanto diversa da quella che già abbiamo vista, ma un pochino alleggerita. Ci sono meno applicazioni preinstallate, non ho mai visto un Galaxy con così poche applicazioni, e sembra essere molto rapido, e l'azienda ci ha assicurato che appunto questa nuova iterazione del software sia molto migliore delle versioni precedenti. Come possiamo vedere, è un terminale molto bello, molto completo, che aggiunge anche una funzionalità. Nativamente non serve più una cover apposita nella parte posteriore, si può andare a appoggiare il terminale e a effettuare la ricarica wireless tramite un accessorio come questo che Samsung ci ha fornito. Questo era Samsung Galaxy S6. Noi adesso andremo anche a vedere gli altri terminali. L'altro terminale, cioè il fratello S6 Edge, però ci vediamo al prossimo video per igual.com. Andrea Ricci.